Signori, siamo qui. C'è una telecamera un po' sbilenca in questo momento. Che c'è qualche tesorino nascosto? No? E è tornata Elena. È tornata Elena pure su Uncharted 3. Quando Vorrei sembrava seguire le tracce di Francis Drake. Dobbiamo arrivare al non quartiere antico. esserci, Quindi questa è era zona tornata. 1. È Beh, tutto è relativo. incredibile, Elena. La C'ha città fu poteri fondata almeno soprannaturali. 2000 anni fa. Entra e rompe il D'accordo, fai cazzo. strada. Incredibile. Allora, Elena ci deve accompagnare da qualche parte. E nel mentre romperà il cazzo, Bene, là. perché se Vedete no quella torre laggiù? non si Da quel chiama punto Elena. inizia la città antica. Se no si Dobbiamo chiamava arrivare fino Chloe. E laggiù. invece no, si chiama Elena. Ma domanda, Salam. anche in Uncharted 4 c'è Elena? Elena spunta sempre quando meno te l'aspetti. Ma Ok, guarda di queste qua. texture che belle. Sì. Andiamo, Elena. Se tu non vai, non posso andare. Bene. Ok, adesso come Siamo su state Uncharted, è vedendo? piuttosto, Sì, mia cara. purtroppo, è là. No, dico Vabbè, davvero. è La tornata, polizia ha torna posti sempre. ovunque ed è meglio non destare alcun sospetto. Ricevuto. Ci stanno le mosche. Ma mi fai passare? Beh. Taglieremo per il mercato. Tagliamo per il mercato. Elena torna sempre, signore. Elena torna sempre. Mamma mia, comunque è carino questo paesaggio. Facciamo un attimo i seri, signori. Siamo su Uncharted. Entriamo nell'atmosfera. No, Ok, non lo voglio sapere se è nel 4. a quanto pare hanno bloccato Era la strada. una domanda Vedo che riesco a retorica. fare. Voi aspettate qui. La Ehi, salina era Sam, importante per la appunto. vittoria. Sam. Ah, Nesta sì, ti Helm sembra che Kulmen faccia Hunan. comodo da queste parti. In che senso? Non lo so. Ah, Elena sa parlare l'arabo. Dunque? Elena, utile. Ok, niente da fare. Non lasciano Non passare è nessuno. vero. Non Ehi, è vero, è fermiamoci qua. inutile. Parla pure Conosco la tua l'arabo, ma strada. non la fanno passare. Hanno già capito che se passa, poi rompi i coglioni. Andiamo, andiamo. Bello, bello, mi piace l'ambientation. Non ho letto nessun messaggio. Non ho letto nessun messaggio. Ormai è andato su e non lo leggo più. Apri la porta? Ma L'abitazione è chiusa. com'è tutto chiuso? Ma non mi Bene. possono. Non mi possono impiegare in mezzo al mercato. Scusatemi. Elena sa l'arabo per rompere Grazie. i coglioni pure a loro, se no come fa a rompergli i coglioni Fortuna se che non la ci sei tu. capiscono? Sì, davvero. Ah, gli ha chiesto se Ok, qua ci su. apriva la porta e ci ha aperto la porta. Bravo Davide, bravo. Fai delle ottime osservazioni. Però in live ci vieni solo una volta ogni morto di papa, eh? Quindi vuol dire che è morto. Chi è Ottimo, morto? altri poliziotti. A quanto pare non possiamo passare neppure da qui. Dovremmo trovare un'altra Sto già strada. facendo. Ehi, quassù, ci deve essere un'altra strada. Sto già facendo. Sto già nell'altra strada. Forza, Sono già seguitemi. arrivata. Però lì ho visto luccicare. Quindi, Nate, aspetti. E prendi il tesoro. Bene. E poi vai di nuovo qua sopra. Ho già trovato l'altra strada. Ero avanti nel tempo. Io ti sento, amore Napo. Sì, è proprio la rottura qua del tubo. Cioè, bah. Comunque non siamo ladri, noi passiamo solo, non vi Tutto ok preoccupate. voi? Sì, E passiamo anche arriviamo. dentro le case della gente, perché uno deve passare, c'è la porta chiusa, che fai? Passi giustamente dentro casa delle Credo che dobbiamo persone. stare qui. Forza, la attraversiamo e basta. Andrà bene. Cerca di non rompere Se nulla. porto dei Sims, poi arrivano tutti e poi vogliono dei Sims e mi tocca rigiocare pure a The Sims. È controproducente. Lo capite qual è il problema di The Sims? Che poi arriva altra gente che vuole The Sims. Signori, ma qua è tutto chiuso. Aspetta, ma c'è un corridoio! Non l'avevo visto. Porta un Sì, The Sims eccoci. da Rocco. Ma magari esistesse. Magari divertente anche, non come The Sims. Oh! Io ripeto. Fine la voce. Io ripeto, The Sims l'avevo iniziata come serie perché The Sims piace a Miro e Miro aveva detto che ci giocava con me. Cioè stava qua con me e commentava. E poi mi ha abbandonato. A me da sola non piace. Se viene Miro, pure pure. Miro non viene.
quindi. Ok, vedi? Ah, la quarantena. Quegli edifici esistevano da centinaia di anni già all'epoca di Francis Drake. Vero? Buona analisi. Mm. Ehi, Nate. Eh? Che cavolo, già ci stanno questi. Chi? Ah, il quaderno di Cutter. Sparategli. Aspetta, Charlie Cutter. Sì, non ho tempo. Sali, ti spiegherà tutto. Aspetta un attimo. Ci vediamo là. Hop. Dobbiamo riprenderci il quaderno. Ma sarà un bait enorme. Non può essere così facile riprendersi il quaderno. Vai, vai. Quando vuoi, sotto? Sotto. Giù. Luccichini? Luccichini? No. Entriamo, nos. Perché prima della quarantena mi veniva a fare live. Giusto osservazione. Vado a letto perché c'ho la video lezione. Madonna, ci vengo io a fare le video lezioni. Dovevi ficare in marcia. Avanti. Non me l'aspettavo. Mi sono cagata su. Non me l'aspettavo. Ero tranquillissima. Prendetelo. Madonna, però. Mi chiamano Nate. Nate Manolesta. Ragazzi. Mi sono cagata sotto tantissimo. Giuro. Non me l'aspettavo. Scazzottata time. Ci sta. Oh, che gli ho tirato. Che gli ho tirato. Ma che te ridi. Quello si è tutto glitchato. Madonna. Non me l'aspettavo. Ok, ok. Ma prendi la pistola e sparagli. Ma guarda, gli hai detto che ci sono. Ci sono gli arabi che fanno il tipo. Guardali, guardali. Guardali, guardali. Stanno a fare il tipo. Oddio, quello grosso. Oh. Ehi, ehi, ehi. Ma aiutatemi. Sardi, no. Picchia quello grosso. Oddio, quello grosso. Oddio, quello grosso, non sente niente. Prendi un pesce, picchia col pesce in qualche modo. Aiuto. Ah, le capocciate no, eh. Prendi il pesce. Ah. Eppure quello grosso è andato. Ancora qualcuno. Madonna. E quanta gente. Quante scazzotate le fa. Ma è il gatto che mangia il topo o il topo che mangia il gatto? Secondo me è l'elefante che mangia il gatto. Quante gatte. Aia, aia, aia. Ho sentito Elena, no? Che ha detto Nate. Ma cazzo, aiutami in qualche modo. Fa qualcosa, figlia mia. Boh! Che bello quando prende gli oggetti di scena. Perché non prende il pesce, però? Perché prima non ho preso il pesce? Non sto vicino ai pesci. Nate, forza. Nate, forza, ok, di qua c'è il cazzo, aiutatemi, no? Questo non c'ha le palle, gli ti dimentica, cioè non sente niente. E no, lui è grosso e cattivo. Forza di qua. Ottima osservazione, raga. Ottima osservazione, l'avevo sentita la puzza dei tesori. L'avevo sentita la puzza del tesoro. Andiamocene da qui. Andiamocene da qui. Signori, però che bello è. Certo, mamma mia. Che bello è Uncharted. Ma Elena si infila dentro le case della gente a caso. Ma io non so, guarda. Qualcuno può spiegarmi? Chi era quella gente? Niente, e dico a posto, Elena. Tutto questo? Stava lavorando con noi su questo. Aspetta, stava? Non è morto? No, no. Lui e Chloe. Danna, pensa subito male. Sì, ma si sono ritirati. Cutter si è rotto una gamba. Si è rotto una gamba. È fortunato che non si è rotto il collo dopo quel salto. Sta bene. Sì, tra quello sta benissimo. Vivo, penso che sarei saltato anch'io. Non sei d'aiuto? Ok, allora dimmi. Ma sali è pessimo, cercando? A Nate non piace il pesce, giusto? Questo? Vieni qui. Sali, guarda qua. Bene, seminati. Che hai trovato?
Pare proprio che siamo finiti. Certo, ma che culo! Per una volta Nate è fortunato! Un applauso, signori! Non scenderò laggiù. Un applauso! Ciao, Nutella! Bentornato! No, intendo pistole, armi. Non è esattamente un mercante di tappeti. Oh, capisco. Signori, siamo stati fortunati per una volta. Ci siamo caduti dentro a... al posto dove dovevamo andare. Okay, perché mi avresti potuto dirmi la verità? Quei tizi non sono qui per motivi di studio e nemmeno tu. Non c'entra quella donna, Marlo, vero? No! Sì. Ecco, gli ha detto. Guarda cos'ho. Bello! Ho trovato. Un coso tondo che gira. Quello portava a questo. E questo ci ha portati qui. Ha un buco nel pavimento. Beh, giusta osservazione. Dai, ammettilo. Tutto questo ti piace quanto piace a me. Attenzione. No, no, ora non più. Davvero? Tenta l'approccio, Nate. Ah, ok, beh, ma allora perché non ti tiri indietro? Oh, attenzione, so. Nate, ritenta l'approccio. Tirarmi indietro. Divertente. Non va. Non va l'approccio. Però tenta. L'importante è tentare, signori. Ne aveva solo due. Ma a me niente. Ok. Ma che bastardo, Sally? Okay. Pronti? Sarà un buco nella. Perché si sono lasciati questi due? Voglio sapere. Beh, è un pozzo. Andiamo? Ok, ragazzi. Un ingresso segreto a cosa? Cosa c'è laggiù? C'è solo un modo per scoprirlo. Capitolo 11. Aspettavi qualcosa di diverso? È tranquillo, dai, scendete. Beh, nessuno ha mai visto che dentro quel buco c'era una scala. Nessuno mai nella vita ha sceso la scala. Ragazzo. Sicuro sia al posto giusto? Sì. Si era sparso un coso. Tra l'altro, che ci faceva sorprendersi se in un posto come questo? Era in missione segreta per la regina Elisabetta. Cercava la città perduta di Ubar. Già, l'Atlantide del deserto. Qui? Sotto questa città? No, Nate, no, mette no, le mani nei buchi. Questo posto ne svela solo la posizione, almeno credo. Sapete, questo posto non mi è nuovo. Infila le mani nei questo buchi. Questo è stato disegnato da Francis Drake sul contro della mappa. Ecco. Prende la mappa. Ecco, vedi. Qual è il buco giusto? Gli stessi pilastri. Ok. Francis Drake deve aver preso questi appunti qua giù. Spiega come trovare l'entrata. È piuttosto criptico, ma penso di poterlo dire. Certo. Devono essere importanti. Dobbiamo solo trovare quello giusto. E come facciamo a sapere quale? In questa sala ci sono parecchi fuori. C'è un sacco di buchi in questa sala. Cercate, qualcosa ci sfugge. Ci sono dei simboli. Cioè, in teoria no. Come faccio a sapere quali sono i buchi giusti? Domanda. Qual è il buco giusto? Risposta. Questo? Boh. Qui c'è una specie di leva. Su questa parete c'è un messaggio. Qualcosa mi ha morso. Che pa... non sembra fare nulla. No, non è questo. Senti, dov'è la parete? Volando a casa e trovai il buco giusto. È in enochiano. E invece deve no. Deve averla lasciata. Ah, il famoso enochiano. È certo. Ci provo. Decifriamola. Vai, decifrala. Vai, bravo, bravo. Tac, tac. Il cammino. Cioè, ha girato due volte. Qua giù. Non resterò qui dentro fino a notte fonda. Mi sa proprio che è un indovinello. Me l'appunterò sulla mappa. Vuoi appunta, appunta. La mappa di Drake di 400 anni fa. Beh, dispiacerebbe. La luna.
Ma io non li vedo sti cazzo di simboli. Gesù, Giuseppe e Maria. Io non li vedo. Se voi vedete dei simboli. I simboli. Qui c'è un ragno. C'è il simbolo del ragno. C'è il simbolo del ragno. Qui c'è il simbolo del cerchietto. E il drago. Dove cazzo è la luna? Sì, penso la luna, sì. La luna. La luna mi mostra la via. Se mi metto qui. Se ti metti qui. Ci sono. Sally, vai a quella colonna. Elena, pensa a quella sul muro in fondo. Io prendo questa. Ok, ora allungate la mano fino alla leva. Sul serio? Secondo me ma io l'avevo toccata. Ma dai, ma l'avevo toccato pure il punto. Lo uso spesso. Fallo e basta. Sally. Uno, due, Sally. Tre. Dai, ci avevo pure preso. Che sia la leva giusta? Sì, sono sicuro. Aspetta. Fatto. Ci avevo pure preso che era questo. Erbacco, ha funzionato. Già. Ma va a cagare, mi serviva lì l'indovinello. Io non vedo i simboli, terra ci sono dei simboli grossi così. Ricordavo per aria, guardavo. Di una civiltà perduta. Ovviamente. Se può mai guardare per aria, sempre per terra, che schifo. Quei bastardi in completo nero stanno cercando la stessa cosa, immagino. Sì, sono gli uomini di Marlowe. Che bello qua dentro, signori. Guarda come si accendono le luci. Di che morte vuoi morire? Mi ha detto che lì non si passa. Passiamo da lato. Vediamo qua che cosa c'è. E tutte quelle membra sospese mi danno i brividi. Ci sono delle membra. Le membra sospese. Vado a controllare. Chi era quel botto? No, siamo chiusi dentro. Strano. Dove sono le membra? Allora, c'è un piroldo qua. Interagiamo col piroldo. Tu non puoi pensare, esatto. Tirami l'accendino. C'è il coso lì. C'è quel tipo. Il tipo del disegno. Ah, quindi mo tocca spostare le membra. Mo tocca spostare le membra e fa la luce. E fa... Ok, non ha funzionato. Dobbiamo fare il tipo che infilza. Come cazzo lo fanno il tipo che infilza? Qui c'è. Lì c'è la lancia. Ma io non ne ho idea. Ma pianta cazzo di cane. Ok, non funziona neanche così. Allora, qui c'è una testa. Aiuto. No, non posso fare il tipo che... Il tipo che infilza. Aspetta. Ah, era sbagliato anche questo. Ma non è vero, ci siamo! Guardalo! Ok, dai, era poco più in là! Yes! Vi dico il trucco, ho già fatto. Troppo tardi, sono troppo forte. Lo abbiamo infiltrato! Ah! Carino!
piantare a cazzo di cane prima o poi la zecchi, no? Questo è tutta testa. Vi preoccupavate? Sei proprio sicuro che sia un tesoro quello che cercano? No, proprio sicuro no. Ma con chi pensate? Con chi pensate che sta a parlare? Ok, uno se ne va dal capo. L'altra, ma con chi pensate che sta a parlare? Mai visto la resolution così? Strano. Le ombre cinesi sono la mia passione. Mai visto nulla del genere. Non lo so. Sembra una specie di meccanismo. Ma qualcuno ha sparso gli ingranaggi dappertutto. È stato Sir Francis? Chi lo sa? Speriamo di trovare la soluzione. Dobbiamo trovarla se vogliamo uscire. Bene. È venuto il singhiozzo. Allora, acqua. Il tipo con le palle. Di oggi sono martoriata dal singhiozzo. È la quarta volta che oggi chiede il singhiozzo. Allora, quello con le palle, e lo mettiamo qua, no. Ma quello con le palle è piccolo o grande? Mi sa che è grande. Boh. Ha disegnato bene la tuta qui. Ok, questo. E alla fine c'è questo. Allora, quello con la goccia. Mi pare che è terzo. Vediamo un po'. No, è secondo. Ma perché la scarabocchiati? Goccia. Poi luna, cosa strano. Luna. Luna. Vediamo un po' se funziona. Poi cosa strano. Ehi, è laggiù su quella sporgenza, c'è un ingranaggio. Come ha fatto ad arrivare lassù? Perché c'è qualcuno che c'ha un cazzo da fare nella vita sua. Per forza, un altro modo. Come ha fatto ad arrivare lassù? C'è qualcuno che non si fa i cazzi suoi in vita sua. Ma come faccio? Sono sicuro mi serve quello. Ma fai tutto sto macello? E oppela. Oh, guarda, girano. Questo pannello decodifica le immagini. Che cosa vedi? Allora, uno è a forma di croce, mentre l'altro ha quattro cerchi. Ehi, su questi ingranaggi c'è lo stesso simbolo. Come li ho messi male? I simboli sembrano ruotare in direzioni tra loro opposte. Ok. E questo che accidenti significa? Ma io che cazzo ne so. Ho visto cosa, non c'ho più se, non ho capito niente. Allora, ma per forza il pezzo sulla sporgenza deve essere utile in qualche causa. Hai sbagliato. Qual è il problema? E messi in direzioni diverse. Allora, io lo leggo. Palle, acqua. Quello, quello e quello. Ma dici che sono girati, ma io non li posso girare.
Cioè, mi rimette lui a prescindere così. Ah, però questo non posso metterlo. Oh, fagli così. Ah, e questo non lo posso mettere lì. Vabbè. Non lo so. Ah, dici che ci sono gli ingranaggi diversi? Fai vedere che ci sono degli ingranaggi che si ficcano meglio. Questa è una croce. Vedi, questa è all'insù. No! Dio! Quello potrebbe aver ragione. Perché mo è all'insù. Dio! Ma mi stacchi quell'altro! Questo. Bravo! Quindi poi... Manco la luna, va bene. Sì, però il problema è che... Allora, il problema è che c'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingranaggi. E qui ne ho 5. Cioè, ho 6 ingranaggi e qui ne ho 5. Perché? Perché? Ciao, nero azzurro! Come la va? Come la va? Ma perché ha tirato un bestemmione? Non l'ho manco visto. Sì, però non c'era un altro con la luna. Tutto bene, sto cercando di sbrigarmi qua. Sbrigare qua la faccenda. E tac, tira giù. Che mi racconti tu? Come va? Come va? No. E qui. Sì, ma c'è un problema. C'è un problema. Che così non si incastrano. Cioè, qua ne manca uno grande. E poi questo tipo non ci va. C'è un problema. C'è un qualche problema, ragazzi. Perché gli ingranaggi neanche si toccano. Cioè, qua va uno grande. Per forza. E l'unico ingranaggio grande che c'ho mi sa che è questo. Ah, tu ficcalo e vaffanculo. Ce n'è uno in più. Però me ne manca uno con la luna. Mi manca uno con la luna e se ci metto questo, tipo, non tocca gli ingranaggi. Vedi che non tocca perché è piccolo? La corda! I simboli sembrano ruotare in direzioni tra loro opposte. E sti cazzi! Allora, fatemi ragionare. Fatemi vedere la vita come funziona. Non funziona. Non so per quale motivo io sto ripassando. Lo so, c'ho l'hobby di ripassare.
non ce l'ho. Cioè l'unico altro ingranaggio grande è questo. Però poi si sminchia tutto. Ma magari i simboli non c'entrano un cazzo? A caso? Poi i simboli non c'entrano niente? Ok, non ha funzionato. Grazie al cazzo. Gli ingranaggi sono a posto. Forse devi usare quelli giusti. E quali sono quelli giusti? E se provo a togliere tutti questi che magari non funzionano e metto questo con questo, proviamo a metterli alternati, non lo so, a cazzo di cane, eh? Dio, terribile questo indovinello, un po' perché non si riescono neanche a... Perché li metti alternati? Non lo so. No, sbagliato. Sì, ma poteva disegnarlo meglio. Cioè, nel senso, non si capisce un cazzo. È uno piccolo. Poteva disegnare. E poi tutti gli altri che cazzo c'entrano? Di cane, oh, 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 gran numero, mamma mia, mamma mia, signori, non l'ho capito assolutamente, viva i simboli alternati, viva i simboli alternati, apri la porta, bellissimo. Bellissimo, meraviglioso. Mamma mia, signore, questa che mente. Che mente. Francis Drake ha mai trovato la città perduta che stava cercando. Che mente, ragazzi, che genio. Per girare i tacchi e tornare a casa. Tenendo nascosta questa piccolissima deviazione. Esatto. Ti sei mai fermato a chiederti perché? Che intendi? Non so, è che questo posto ha tutta l'aria di essere un avvertimento, eccoci. Perché Elena non vuole rompere i coglioni? Una torcia lo illuminerà. Torcia? Torcia? Vuole sempre rompere le scatole, Elena. Fammi fare, che sto cercando di risolvere i misteri. Che bello. È un planetario. Che mi venga un colpo. Wow. Com'è in alto, così è in basso. Sally sembra una sorta di carta celeste. Molto probabile. Gli arabi si orientavano nel deserto delle stelle, come i navigatori nell'oceano. Era uno scarabocchiere che dovevi darmi. Riusciresti a usare queste costellazioni per trovare la città perduta? Ma io che cazzo ne so? Se avessi un sestante, sì. In tanti anni di marina qualcosa ho imparato. Pensavo li avessi passati a migliorare il tuo rimorchio portuale. Il cosa? Ah, lascia perdere. Ehi, pensi di poterla ricordare? Oh, sì, ma sarebbe meglio copiarla, non credi? Ecco. No, sarebbe meglio non farlo. Ehi, ragazzi, guardate. Ah, andiamo a memoria. Mo se si scorda, gli viene una botta in testa, addio tutto. Allegro. Bene. Avete sentito? Oh. Ecco, questa è la parte. Questa è la parte in cui arrivano le creature sovrannaturali. Ah no, i ragni. €13 ti danno tutti e tre i capitoli. Le bestie sono un po' aggressive. Agito la torcia. La luce non sembra spaventare. Agita ancora la torcia.
Agito la torcia. Agito la torcia. Guarda Nate che spazza i ragni. Agito la torcia. Agito la torcia. Madonna, quanto è bravo Nate a agitare la torcia. Continuate a sparare, seguitemi. Seguitemi che io agito la torcia. Quanti cazzi siete? Buonanotte Napo. Agito la torcia. Non puoi sparare ai ragni. Agito la torcia. Agito. Guarda come la agito. Che schifo è la ragazza Fabio. Agito la torcia. Forse passiamo di qua. Dobbiamo aprire questa porta. Agito, agito. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo che agito la porta. Agito la porta. Non si muove. Agito la torcia. Mi servono ora. Salli porco qua, dammi le munizioni che ci sono i ragni di merda. Forza, ci arriviamo. Elena, di allenamento da citare qualcos'altro. Questa era brutta abbastanza di quelle maledette bestiacce. Aspetta, sapevate di trovarle? Sì, no. E me lo stavate per dire, vero? No. Non sapevamo niente noi. È la prima volta che vediamo i ragni. Non lo so, Elena, che cazzo sta a fare. Sono belli i ragni. Non lasciarti ingannare dalla bellezza del mondo. È la chimera di un sognatore. Un miraggio nel deserto. Quindi che vuol dire? Il calice della morte ti sarà versato. Magnifico. Il calice della morte! Sì. Deve averlo scritto Drake. Ok, ok. Fatemi capire bene. Ti vengo a cercare. Drake naviga per migliaia di chilometri alla ricerca di questa Atlantide del deserto. E quando finalmente arriva qui, ciò che trova lo convince a girare i tacchi, tornare a casa e nascondere ogni traccia del suo viaggio. Esatto. Ma tu... Eh certo, se no che fai? Sì. Per cosa? Per le ricchezze. Sally, a te presta ascolto. Ti prego, ferma. Oddio, Elena, che palle! Stai a casa! Vai a casa e non rompere i coglioni. Elena, dai, stavamo solo scherzando. Ascolta, hai vinto, ok? Sei stato più furbo di lei. Tu sai dove si trova la città e Marlo no. Perché non ti basta? Che mi chiamo Nathan Drake? Qualcosa dovrò fare nella vita? Che vuol dire, Aki? Andiamo avanti! E Elena, non rompere i coglioni! Lo so che è difficile per te. Ma provaci almeno! Gran numero! Si apre tutto. Per una volta non torniamo indietro e non ci sono i tipi che ci sparano, tipo. Al riparo, imboscata! Oh, merda! Elena, Sally, stati giù! Non devo parlare. Non devo parlare. Non vedo un accidente. Manco io. Di
dicevi? Niente. Dicevo che va tutto bene. Mi piace un sacco la parte in cui si spara alle persone. Non vedo nulla, Sally, tutto bene? Oh, finalmente. Non si dirà. Finalmente Fox ha trovato quello che cercava. Un film horror decente. Fanculo. Ma buono, c'era quello d'osso che. Quello grosso che mi stava cercando. In modo molto cattivo. Ok. Ok. Lo sanno bene anche loro dove è la cittadella, tu dici? Nulla, secondo me non lo sanno ancora. Secondo me ancora non lo sanno. Non vedo niente, cazzo, ce l'hai davanti. Aiuto. Aiuto. Ma dai, ma fammi sparare. Voglio fare un gioco con te. Dicevo, fammi sparare, cazzo. Non mi vuoi non far sparare. Non vedo nulla, Sally, tutto bene? Vedo nulla, ma perché loro ci vedono benissimo? Oh no! L'abbiamo preso. Loro ci vedono benissimo, eh? Ma bene, bene, bene ci vedono. Non vedo nulla, Sally, tutto bene? Fanculo. Fanculo. Ha scazzottate con lui. Bam! Allora, se faccio scazzottate con quello, mi uccidono gli altri che mi sparano. Se tento di spararlo, mi uccidono. Cioè, c'è un problema di base. Qualsiasi cosa faccio, va bene. Vai vicino a Sally e cosa? Basta che non mi cagano il cazzo gli altri. E invece no, mi sparano. Ah no, è morto. Non so perché, ma è morto. Non so perché, ma quello grosso è morto. Vabbè. Ricarica, ricarica. Boom. Ne vedete altri? No, finiti. E magicamente il fumo. E come pensi di fare? Se ne va. Vieni qui, Nate. Ti spingo io. Mi spingi? Ma in che senso, Sally? Ah, no, non voglio questa. Mi spingi? Ma in che senso, Sally? Aspetta, aspetta. Fammi prendere un po' di munizioni. Spingimi tutto. Oppela. E certo, mi arrampico. Come al solito. Occhio, ragazzo. Vai. Vai. Attenti, vi mando giù la scala. Mangia giù la scala. Butta giù. Okay. Occhio. Bene.
Che tempismo il fumo, incredibile. Proprio quando non c'è più nessuno, sparisce. Mamma mia, hashtag fumo. Fumo uno di noi. Uno. Ci sei? Due. Grazie. Elena. Datemi le armi. Non possiamo uscire. Mi sono preso la palla, ma giusto. In che senso, Samu? Anche se mi piacerebbe. No, le armi. La via sembra libera. E hanno buttato. Una dobbiamo pistoletta te la potevi. Tette, prima che ne arrivino altri. Te la potevi tenere? Cioè, scusami. Vabbè. Ma voglio sapere come hanno fatto a trovare la cosa. Ah sì, hanno tutti e due i medaglioni. No, no. Il cazzo fa di no. Il cazzo fa di coso. Scappate. Oh no. Di Charlie. Ok. Mi hanno drogato. Lontano. No. Che gli succede? L'hanno drogato. Cosa? Dio. Dai, portiamolo via da qui. Coraggio, figliolo. No. Vogliamo solo una cosa, Nutella. Lasciatemi stare. Madonna. Nate. Nate drogato no, però. Lasciami in pace. La droga. La droga. No, non mi toccare. Non mi toccate. Non mi toccate. Marlo ci aspetta. Marlo ci aspetta. No, no, non sto andando da Marlo. Ma il cazzo, sarà tutto finito. No. La vedo un po' bruttina. Donna, mi sembra Far Cry in questo momento. Con le voci che ti parlano. La droga. Sali. Quando penso alla droga, sali, penso a Far Cry. Non si sta contorcendo tutta la realtà. No, non ci vado. Ma per quanto ancora devo correre? Devi solo ascoltarmi. È molto Far Cry questo pezzo, eh sì. No, devi fermarli, fermali. Non lascerò. Cazzo. Non lascerò che ti tocchino. Dov'è? Ma dove cazzo stai andando? È quella la domanda reale. Non lo so, non lo so. Cazzo, non lo so. Per favore, non lo so. What? Che ansia. Che è successo? Dove sono? Bentornato. A zoccola. Cioè, volevo dire, quella brava donna. Ti sconsiglio di fare scenate. Non sei qui in via del tutto regolare, ricordi? Da umili origini. Cavolo! Verso grandi imprese. Cavolo. Dietro l'aria da sbruffone si nasconde ancora il piccolo randagio di una volta, dico bene? Evita la psicologia. Non mi conosci. In realtà, credo che nessuno ti conosca meglio di me, Mr. Drake. E sono tua nonna! Questo non è il tuo vero nome, giusto? Ma non è certo questo il punto. Come Drake non è il nome? La madre muore suicida. Il padre rinuncia alla custodia del figlio quando ha 5 anni. No. Infine è affidato al St. Francis, orfanotrofio. Sembra di leggere Dickens. Oh. Tranquillo, lei non è di nostro interesse. A meno che tu, ovviamente, non ci costringa ad aumentare un po' la pressione. Parlo Drake. E cosa vuoi da me? Beh,
Per quanto mi costi molto ammetterlo, mi serve il tuo aiuto. No, perché da solo non ce la fai, so, cioè, volevo dire. Certo. Buona donna. Sappiamo già chi conosce le coordinate per trovare i Ram. E come lo sapete? Come fa a saperlo? Ce l'hai detto tu, Nathan. A quanto pare la tua lealtà non è poi così incrollabile come credi. Vabbè, ma mi avete drogato, non è valido. Buonanotte, Foxy. Buon divertimento con i film horror. A che gioco stai giocando? A nessuno. È solo che... Beh, ormai è da un po' che ti abbiamo nelle nostre grinfie. Da quant'è che ero drogata? Ma che droga potente! Neppure quello di Cartagena fu un vero salvataggio. Ti vide solo come una risorsa da sfruttare. So dove vuoi arrivare. Credimi, Victor pensa sempre e solamente a Victor. Non è vero! Lo scoprì proprio 20 anni fa. Non è vero, non si dicono cose brutte su Sally. Per arrivarci. Sprechi il tuo tempo, Milady. Può darsi. Ma fatti una domanda. Quando ti tolse dalle strade della Colombia 20 anni or sono... Ma quanto la vendi? Ti salvò davvero da quella vita? O piuttosto ti condannò a questa? Ma a me ci piace tanto la vita del ladro. Del... Sono intelligente. Sono un ottimo ladro. Bene, hanno localizzato Sullivan all'altro capo della città. Mi spiace, Nathan. Pezzo di merda. Sembra proprio che tu sia stato rimosso dal tuo incarico. Non mi lascerai qui con lo maccione brutto e cattivo, Piatelo, piatelo, piatelo! Lo pio. Vai, Drake, corri! Ah, non mi freghi qui, Ah, non mi freghi qui, non mi freghi qui. No, che non mi freghi qua. No. Sai quanti anni a inseguire le persone? Ho passato, sì, però non mi dai la porta in faccia. No, però la porta in faccia non me la dai. Sto guadagnando metri. Non è vero. So. Levati. Ho perso metri. Che cazzo fai? Vai. Non ti arrendere. Oppala. Per l'inseguimento ad alta quota. No! Perché mi son buttata? Vai. Hop. No. Ma perché tu sei fortunello ogni volta? Che botta incredibile. Ti prendo! Ti prendo! Dai, che ti sto attaccato al culo! Dai, che ti hanno quasi investito! Pure a me, insomma, dai, che scherziamo! E lo tiro addosso! E ovviamente ho visto un buco e ci dovevo buttare. L'ho perso. Eccolo. Butch! Watch out. Era una spira perfetta. Passa da sotto. Non è vero, non passa da sotto. Passa da sotto, non è vero, non passa da sotto. Scherzavo. Corri. Corri! Ma qua ci siamo già passati. Cazzo.
testa. Sorpresa, Bubu! Bubu! Parlo dottore! Ma che cazzo, ogni volta che parlo! Bubu! È permesso? Corri, Nathan! Passo da sotto, boom! Cazzo, ti fermi a guardare? E l'ho perso. Ah, di qua. Che cazzo, ho sbagliato. Diavolo, è andato. L'ho perso. Eccolo. Vabbò. Non mi rompo il cazzo, Ciao Lollo, grazie mille di essere stato con noi. Alla prossima. Eccolo lì, credo di averlo seminato. Si butta. Non salta. Donna, come fa a non rompersi? Ciao! Talbot, comincio a stancarmi. Ma lui che è Rambo che non si stanca. Ah, mi sparano, non vale però, Cioè, a me mi sparate, no. Dai, ma gli sto a 2 centimetri. Ovviamente abbiamo fatto tutta la... Dove le ha prese le stampelle? Oh! Cazzo. Cazzo. Scazzo l'attata con Talbot. Al teletrasporto, sì. Ah, il braccio. No, mi affoga. No, mi affoga. Nei coglioni, bravo, ottima soluzione. Volevi? Coraggio, stregone. Piace? Porco, però... vabbè. Hai ragione. Ti ricordi di me? Ramses. Dovresti ringraziarmi, amico mio. Chi è Ramses? Già. Grazie. No, davvero. La donna inglese mi ha pagato per farti fuori. Ma io? Io sono buono. Ti ho salvato la vita. Ora come ora, sono l'unico amico che hai. Grande Ramses. Quindi pensi che io sia in debito con te, giusto? Sei sveglio, mi piace. Sei sempre un passo avanti. Ma la questione e sei un po' sul cazzo. È molto semplice. I ram dei pilastri. Ovvio. Dove si trova? Non lo so, bello. Cazzate. Senti, se anche lo sapessi e te lo dicessi, a quel punto la mia vita non varrebbe più molto, no? Mi offendi. Ma sei un pirata. E un ottimo uomo d'affari. Mi devi un po' di rispetto. Famoso rispetto pirata. Proviamo di nuovo. Dove è Iram, Nathan? Senti, puoi torturarmi quanto vuoi. Ok. Non posso dirti quello che non so. Forse no. Ma forse il tuo amico sarà più collaborativo. Cosa? Chi?
il tuo amico Victor Sullivan. Non vorrei farlo. Alla sua età potrebbe essere troppo per lui. E dov'è Sullivan? Aspetta. No, no, no. Non mi hai dato altra scelta. Forse il tuo amico mostrerà un po' più di riconoscenza. Ha già catturato. Aspetta. Sullivan. Lascia stare Sully. Addio, Nato. Non osare toccarmi. Sarà molto divertente. Situazione di merda. Capitolo 12, rapito. Sarà capito. Non vuoi dirci quello che vogliamo sapere, eh? Sto parlando con... Boom! Mamma mia! Si libera? Si libera? Per quanto a volte sembra un po' stronzo, Sully, non si tocca a prescindere. Boh! Ma tieni la chiave inglese là e picchiaci comunque la gente. Sei tutto imbacuccato. Aia, aia. Ok. Mamma mia, ormai queste schivate proprio da track. Mamma mia. E te escape. Quanta gente ci hanno messo qua? Oh, okay. Continua ad arrivare la gente. Spawnano nemici. Aia, aia, aia. Bello, bello. Bello, death schivata incredible. E molla. Ancora uno. Oh, il primo rosso. No, merda, tu da dove sbuchi? Vai. Vai. Molto bene, molto bene. Benissimo. Lo stiamo dominando. Stiamo dominando. Oh. Allora, tanto si passerà dalla scala. Cioè, lo sappiamo tutti quanti che si passa dalla scala. Siamo sopra. Lì c'è un tesoro. Lì c'è un tesoro. Io, ma in realtà non è che è ingaggiare più uomini il fatto. E ingaggiarli magari che non siano delle pippe in mani. È quello che ti frega. Il fattore pippa in mano, oppure qualcuno sa un minimo anche lottare. Ecco, non ci arrivo. Allora, devo arrivare lì. Devo arrivare lassù. Come ci arriviamo lassù? Come ci arriviamo laggiù? Dica a chi? Dica tutto. L'intuizione secondo me era giusta. Da lì non l'avevo visto, ma prima devo andare un secondo in bagno perché sto esplodendo. Arrivo subito. Faccia la pipì. Ciao mattina.
Eccovi. Ecco. Ubuntu. Che è Ubuntu? E mo con la vescica svuotata possiamo andare a salvare Sally. Prima non si poteva. Prima era più complicato salvare Sally, perché c'era la vescica che mi distraeva. Hop. 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 E giù. E hop. E hop. E hop. Vedi che però l'intuizione era giusta? È che nell'applicarla mi sono persa. Su. E indietro. Padre. Bene. E quindi? E quindi? Lo rifaccio. Lo rifaccio e poi mi oscillo sulla... Perché hanno deciso di farmi rifare una cosa del genere? Cioè, non so se ho sbagliato io. No, ha molto senso rifarmi fare questa fase di platformino easy. Vabbè, uguale. Potevano rifarmi fare qualcosa di peggio. Ok. Hop. Hop. Comunque se a Drake non cadono le cose. Ma non si attacca? Non mi si gira. Non fa un cavolo. A parte staccarsi e suicidarsi. Ah, mo me lo fanno rifare. Secondo me si è buggato. Ma che volete da me? Ma va a cagare. Mi sei abbagliato, ragazzi. Non sei attaccato prima. E poi dopo, quando sono ripassata, non... È vuota, chiaro. Non si era attaccato. Va bene. Meno male che a volte mi butto e mi suicido così. Per sport. Beh, fai. Un tesorino, non lo prendi? Certo che lo prendi. Boh! Madonna, tutta a spallate va. Drake. Oh, merda. Cazzo, che brutto posso. Oh, che brutto posso. Dove diavolo sono? È in un cimitero di barche. Op. Ok, facciamo progressi. Ma esattamente dove doveva andare? È Titanic.
Solo giù mi fa andare. In acqua. In quest'acqua zozza. No. Nell'acqua zozza no, però. Nell'acqua zozza no. Ma sai che malattie ci prendiamo qua? Sei mio bello. Non girarti ora. Non girarti ora. Che bello. Che bello questo calcio al volo. Ok, ok, continuiamo. Vedrai domani se non ti disinfetti, ti fai l'antititanica. Malattie ti escono fuori. Cos'è stato? Niente, non è stato niente. Devo avere le allucinazioni. Tempesta in arrivo. Ramses dice che è una roba grossa per le mani. Chi è quella donna inglese? Che importa, basta che fai. Ma se io faccio così, mi vedono? No. Chi è là? Ah, lui ha visto. Ma che sei matto? Ma mi sparano con una sola per torretta. Passa. Continua a passare. Ah! Intanto quello l'abbiamo fatto saltare. Dovrete che rompe il capo. Ah, vai qua. È proprio sotto di me. Ah! Ma non si è fatto niente. Ma non è normale questa cosa. Affanculo, vai. Se rifà oppure aspettiamo. Ma se rifà o aspettiamo? Dove? 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 Ma io non ho capito dove devo andare. Parte super complicata. La fanti proiettile. Però. Ma no, perché sott'acqua non ti vedono, no? È logico. Mi sembra logico. Il cecchino per che cosa? Non si sa. Ma dov'è che devo andare? Ma secondo me sto andando avanti o sto tornando indietro? Secondo me sto tornando indietro. Ho sì impressione che debba andare di qua.
invece no. O forse sì. O forse no. Ah, perché sono già piena. Allora, ero qui. E qua c'era la torretta. Ma una bussolina che mi dice devi andare di qua? No, eh? Secondo voi? Sto girando intorno. Intorno. E proviamo ad andare dritti per dritti di qua. Anche se mi pare che da qua ci sono venuta. Siamo venuti da qua noi. E siamo venuti da qua che sì. La bussola dov'è? No, siamo venuti da qua. Siamo venuti da qua. Almeno ho trovato dove sono venuta. E non è da escludere. Lancia granate. Eccola. Eccola, l'ho vista la strada. L'ho vista, l'avete vista anche voi? O l'ho vista solo io? L'avete vista? Io l'ho vista. Questa è la fine di chi tocca i miei amici. Ma non mi sale. No. Oh. Ok. Che cazzo? Non l'accetto molto questa morte, eh. Non l'accetto perché sono stata 20 anni a fare il nulla. Sono stata 20 anni a fare il nulla perché non capivo dove cazzo dovevo andare. E mo la morte è così, no? Ma non esiste proprio. Beh. Ma non mi si attacca lì. Oh, che stina vena. Sì, ma prima era andata tanto bene la run, no? Mi sono persa la strada. E mo una merda perché sì. Perché mi devo rifare tutto. Guarda quanti so adesso. Sì. Air trophy. No, va. Ho capito, ma mi scappano fuori pure da dietro. Sia la soluzione migliore.
capito, ma come cazzo fai che ce l'ho ovunque? Dai, questa non è colpa mia, si è triggerato malissimo il gioco. Era andato bene, però non mi faceva andare su prima. E quindi si è triggerato così. Ma devo stare qua mezz'ora. Trovi che mi arrivano da ovunque? Certo! 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 No, ma va bene! Giusto! Ne avevo uno sopra che non si sa come sono arrivato. Mi largo qua. Non posso né scendere né salire. Non rotola. Non rotola perché hanno messo il tasto. Il tasto. Nasconditi e rotola. Indovina un po'. Lo stesso. E quindi se ti dico rotola, in realtà c'è un muro a un millimetro, lui si nasconde. Anche se effettivamente di nascosto non c'è un cazzo. Chi puoi? No, non si può. Non si attacca. Avevo fatto il clear fatto bene. Non capivo dove era la strada. Mi si è buggato perché quella scala è un disastro da prendere. Perché se vai da sotto non ci si arrampica. Dove cazzo mi fa rispawnare? In mezzo ai nemici che c'ho dietro, davanti, ovunque. Ma come cazzo si fa? Queste sono le cose che mi fanno incazzare con una belva. Perché diventa frustrante giocare. Non diventa carino e coccoloso, simpatico e divertente. Diventa frustrante. Sono rinati tutti. Tutti quanti sono rinati. Solo che prima stavi in una buona posizione. Ma non più. E poi i nasco che già mi vedono. Bene, mi avvicino. Attaccati a quella cazzo di scala, Nathan Drake. Non puoi, c'ho il fuoco incrociato. Cioè ce l'ho davanti, dietro. Non puoi, non puoi fare niente. Questo come sei arrivato qua? No raga, si è buggato malissimo. Non mi puoi far rinascere lì con i tipi che già sanno dove sono. Non puoi farlo.
Vai quel cazzo di cecchino rompecoglioni. Che fatica devo fare? E vaffanculo di nuovo. Non posso andare avanti. No, da capo. Non puoi dire da capo. Non mi puoi dire da capo. Non mi puoi dire da capo. È il 3 Shield, buongiorno. Caffettino Shield. Magari, pure a me. Prima o poi? No. Morto. Stanatelo! Senti, avevo fatto una roba bellissima, tutto perfetto.
Poi sono morta perché non sapevo dove cazzo dovevo andare. E mi fanno respawnare un punto di merda in una situazione di merda, eh. Posso essere nervosa quanto mi pare. Ho finito i colpi. Spiegate quello perché non va giù. Reverso su chi mi pare, shield. Oh. Questo è per Sally. Bene. Riversa su Miro. Miro non è qui, è in quarantena. La prendo io, ti spiace. Allora, se non salto sulla cazzo di scala, non si triggera il coso. Se non salto, però, non si triggera. E quindi non va avanti. Salto e scendo. Riverso là, infatti riverso su di te. E io... direi che poi scendi. Quando come pensi che devo renderlo? Ah, questo. No, chi è altro? Ah, finito. Oh, finito. Chi mi racconti, Shield? Tutto bene? Cosa fai di bello durante la quarantena? Sembra abbastanza sicuro. Vedi come sono cambiata una volta che finisce? Guarda. Merda. Ti ho in pugno. E non so come fa. Mezzo paranoico, depresso. Ma paranoica, depressa. No, paranoica no. Depressa neanche. Sembra abbastanza sicura. Però stanca. Stanca proprio. Solo perché non avevo più munizioni della pistola. Logicamente che adesso me le hanno ridate, sale. Ma se io non ce l'avevo le munizioni della pistola, non me le puoi fare una colpa? Non me le puoi fare una colpa se io non ce l'ho. Capito, raga, ma da tutte le parti. Non c'è una parte dove non arriva la gente. Non c'è, sono ovunque. Cavolo.
mo scambio delle granate. Niente. Corro e vado. E cioè, che cazzo, è inutile che sto lì ferma un mese e mezzo. So ovunque. Perché devi andare? E devo andare sopra. No. È bellissimo Uncharted 2. È molto bello. Non si capisce dove devo andare, non capisco dove andare. A corre no, sta fermo lì no. Eh sì. Non posso, devo ragionarla e no, perché sono ovunque, quindi non puoi ragionare, quindi a cazzo di cane. No, sta sequenza io la boccio proprio, vi dice lo nervoso. Sono nervoso perché vengono da tutte le parti, ce l'hai ovunque, non c'hai tempo. Non è una bella sequenza. C'hai uno spazio piccolo così e te dici mi metto nell'angolino. No, perché vengono ovunque, quindi nell'angolino non ce puoi sta e lì non ce puoi sta e il cazzo non lo puoi girare. Brutta. Qua c'è questi che non so, invincibili di più. Non so, invincibile. Tieni questa. Provatelo. E dal mare viene lui. Lui è salito dal mare, tutto c'è il mare. Vaffanculo, vai. Allora, mo. Come ci arriviamo? Cioè non lo so come ci arriviamo. Aspetta, è un'idea. Ah beh, dovevo per forza finire tutto perché dovevo spingere le cose. Oddio. Ottimo, può andare. Va bene, ormai è andato. Va bene. Mi basta un attimo incazzarmi e posso. Vabbè, tutto bene. Comunque non è una sequenza bella, è una sequenza di merda. Sì, Drake è un po' un coglione, lo sappiamo tutti quanti. E anche molto sfigato. Però che devi fare una vita? Se non mica nasce sempre Nero. Che è coglione, ma almeno è un po' fortunato. Oppela. E oppela. Guardare giù. Passare. Ok. Non avrò altre possibilità. Oh! Che dolor. Sexy Hero che ha barba lunga. Devo tornare a riva. Ho su una barca. E dove la vedi la barca?
Che bella. Che bella questa inquadratura. Molto bella. Dovrò fare il richiamo dell'antitetanica. Dici che devi fare il richiamo dell'antitetanica? Ma secondo me te ne devi fare pure 2 o 3 dei vaccini di antitetanica. Qua... qua la situazione è brutta. Facciamo questa inquadratura. Sì, cazzo, ma non si vede un cazzo. Ma è bellissima. Va bene perché è bellissima. Ce ne frega niente se non si vede niente. L'importante è che sia bella. Esatto, ma ancora si vede. Si vedeva Drake che era... della Drake che stava arrampicando. Drake che sta arrampicando è molto bello. Drake che sta arrampicando è molto bello, è sexy, è competitive. Certo, ricarichiamo mentre quello ci spara, no? Cioè, 2 munizioni in più non ce le potevi lasciare dentro sta cosa. Era proprio il momento che dovevo ricaricare che stavo sparando a quel tipo. Ecco. Io non so poi come far ricaricare con una mano sola. Sospeso in terre sconosciute. Ti spara la mano, ti spara la mano. Oh. Delle chiappette sode, ma in che senso? Scusa, non ho capito in che senso. Ok. Si arriva la SWAT. Tu. Dai, che terzo braccio. Ah, mo ho capito come fa a ricaricare. Col terzo braccio. Ma non mi sono mai nascosto perché sapete sempre dove sono. O mi nascondo di merda oppure non ci sono nascondigli. Ho guadagnato il trofeo l'appeso. Ma appeso in che senso? Occhio a non cadere. Che cazzo dondoli, vorrei sapere. Sali e dondolava. O loro hanno il detector, il Drake detector. Se no non si spiega, eh.
già a combattere fanno schifo le mie guardie, ma le ho assunte solo perché trovavano le persone. Perché poi a combattere fanno cagà. Però a trovare trovano tutto. Carina, è la nave di Ramses. La nave di Ramses, l'immortale Ramses. Okay. C'ha la barchetta lui. Oh, stiamo scherzando. Questo posto è un disastro. Ah, ma va? Cioè, secondo te trovavi tutto funzionante? Via col piano B. Barche arrugginite, rotte. Oh, guarda che un po' c'è la radio funzionante. Aspetta. Le cose erano due, le guardie imbattibili, però cieche. O guardie di merda che stanno a trovarti. Però poi muoiono. Perché ammazzare no, no. Ma scusa, a me nel posto di merda e Sally alla 5 stelle del lusso? Io vorrei parlarne. Vorrei davvero parlarne. Scusate, game designer? No, merda. Detto il numero? Sally è vecchio e quindi ha 5 stelle, certo. Ah. Ah. E Drake comunque è indistruttibile. Potevo ucciderlo, è giusto, ma lui non ci ha pensato. Non era compito suo. A lui gli hanno detto, buttalo di sotto. No, no, no. Ok. E andiamo. Se non è compito tuo, non è compito tuo, scusa, eh. E ha detto, guarda, tu se, tutti lo dovete ammazzare, tu però se lo trovi, tu no, tu lo butti in acqua. Scusi, ma perché? Perché lo dico io? L'ho preso ma non l'ho ucciso, l'ho trovato e l'ho lasciato andare. L'ho trovato e per ucciderlo l'ho buttato in acqua. Da 30 metri! Ma come in acqua? Sì, però l'ho buttato da 30 metri! Vedi? Ho per sbaglio toccato un pulsante e l'ho ucciso. Oppela! Oppela! Chi è là? Sto cazzo! Sempre sto cazzo! Sto cazzo però... Cioè, lo voglio pure io! È ancora vivo! Cioè, io non lo so! Non lo so, ragazzi, non lo so! E quattro caricatori e... E la bomba, la granata. Bam. Ok. Voglio solo trovare Sally. Troviamo Sally. E stacchiamo. Cioè, dobbiamo arrivare a quella nave. E stacchiamo. E Ramses. Oh no, stanno partendo. Ah, ma è partito il capitolo? Ma secondo me questa è easy. Chi è la tempesta in arrivo? Già, dovremmo andarcene in fretta. Sembra anche piuttosto violenta. Ah.
La stavo facendo stealth. La stavo facendo sneaky play. Era fatta, se quello non si girava. Andiamo, andiamo, andiamo. Se quello non si fosse aggirato, era fatta. Perché spezzargli il collo quando puoi togliergli la sicura della bomba che tiene sulla cintura? È giusto? Al nuoto! Al nuoto! Tanto ce la fai a raggiungere una barca a nuoto. Che ci vuole? Non ho capito che devo fare. Perché ho capito che sono andati via, eh. Questi scambi di bombe adoro. Costruisci una rampa. Cosa? Andare senza di me. Ah, la barca. Dai, coglione, che suggerimento, il muro. Ho capito come se... Oddio, lo tsunami. Vabbè, ma io l'ho detto che proprio sfidato. Onda enorme. Onda enorme. Io l'ho detto che sfigato sto paro Drake. Però non così tanto, stiamo esagerando. Onda enorme. Onda enorme. Dicevo, certo che se mi inquadri la barca che era dietro al muro, come faccio a vedere che è una cazzo di barca? Onda enorme! Cioè, nella sfortuna, dici, c'è un pizzico di fortuna. Non era morto da un sacco di tempo. E una barca passava e l'uomo gridava gelati. Ma dei pescatori no, eh. Che cazzo fa questo che corre? Manco lo pio, cioè. Barca passava l'uomo, mi dava il gelato. Eh sì, pure l'altra barca. Facciamo l'inseguimento bot to bot. Va buono, come lo chiamano? Rambo! Bot to bot! Ah! 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 Bot to bot! Invece di spararmi vanno a rifugiarsi. L'uomo gridavo gelato. Ma cos'è un botto scontro? Buonasera, Swordman!
sull'altra nave. Oddio, ma sono a mare. Oddio, no. 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 Botto scontro, che pro gamer. Lo sai, c'era un botto scontro. E l'uomo gridava. Dove sei, pezzo di merda? Ah, merda cosa? Come viene fuori? Ah, sì, si può giocare anche in te. E tu che cazzo sei? Facciamolo di nuovo. E boom! Chi è il botto scontro, mo? Becca adesso un botto scontro! Swordman, che ci racconti? Me faccio un po' boom pure io. Ho detto botto scontro! Tacco la scala. Le botto perché barche, capito? Le barche scontro! Botto scontro! Ah! Crociera movimentata! Io per oggi devo dire che ho provato tante emozioni. Direi che possiamo tenerci un po' di emozioni anche per la prossima live su Uncharted. Dopo aver fatto saltare in aria una barca mi sento meglio. Dopo una brutta sequenza mi sento molto meglio.